fase emergenziale è ancora in atto, perché finché ci sono le persone sotto le tende e abbiamo ancora a che fare con le verifiche di agibilità degli edifici, che sono tantissimi nelle tre province maggiormente interessate, quindi parliamo di Macerata, Fermo e Ascoli, sicuramente dobbiamo non considerare chiusa la fase emergenziale, anche perché poi la sequenza sismica continua ad andare avanti e quindi le scosse si ripropongono quotidianamente. Adesso entriamo nella fase più delicata e complessa, che è quella appunto di far uscire le persone dalle tende, le famiglie dalle tende nel minor tempo possibile, e soprattutto, in vista anche dell'apertura dell'anno scolastico, di dare in termini concreti la possibilità ai bambini di quella zona, di quei comuni che hanno avuto la scuola lesionata e non agibile, la possibilità di tornare sui banchi di scuola vicino alla comunità in cui abitano. E quindi la sfida è questa. Con l'ANCI ci siamo già sentiti più volte, c'è stata una grande collaborazione da parte di tutti i comuni, massima disponibilità ANCI nazionale, ANCI regionale, ma anche i singoli sindaci hanno dato una risposta molto positiva a questa emergenza. Dobbiamo continuare in questa maniera, in grande armonia, perché i problemi possiamo risolverli se riusciamo a fare una squadra coesa che sa dare risposta ai problemi. La prima fase possiamo dire che è stata eccezionale, una protezione civile, quella nazionale, quella regionale, in grado di affrontare in modo pianificato, attento e coordinato purtroppo quella fase di grande emergenza. Oggi però dobbiamo girare pagina e guardare alle prospettive, al futuro e le possibilità che si devono dare a quella popolazione che ha perso tutto, e quindi oggi forse è un primo importante tassello.